Al Carosello, Pierpaolo sta organizzando la giornata per il suo addio al celibato. Uè Leo, ciao. Ascolta, per il addio al celibato è tutto confermato, andiamo al paintball. Sì, sì, è una figata. Non vedo l'ora. C'ho già 2-3 strategie sotto mano. Devo fare una strategia con i miei colleghi, i miei amici, viene Daniele, sì, un po' di gente viene. E quindi andiamo lì a sparare ste cartucce di vernice. Una figata, guarda, non vedo l'ora. Allora, la giornata del dia celibato è stata stupenda. Praticamente noi dobbiamo agire, che li prendiamo alle spalle, li prendiamo. Hai capito? Noi dobbiamo studiarci una tattica per non farci fregare. Perché se no andiamo lì e facciamo la figuraccia. Io figuraccia non ne voglio fare, mi devo vendicare. Poi specialmente che ci sono i miei colleghi. Poi mangeremo qualcosa fuori con tutti e faremo tutta sta cosa. E così, sabato mattina, la banda dell'addio al celibato si ritrova al paintball. Bevi! Ciao ragazzi! Ciao, io sono sposo! Ciao! Ah ragazzi, cambiatevi, poi vi spiego le regole e si parte. Ok. Boh. A dopo. Sì, sì, serve. È dimagrito, non si mette la large, non mettersi la small. La large, bello large. Vabbè, organizzarsi, vado a prendere mio cognato, vado a prendere Marco, mio amico, vado a prendere mio cugino, che poi mio cugino ovviamente si va, mi sono dimenticato questo, vai a prendere uno, vai a prendere l'altro, sono uscito tardi da lavoro. Al mio celibato c'era 4 miei colleghi, e 2 miei amici e mio cognato, di cui era Ivano, Daniele, Gianluca, Giorgio, poi c'era Leo, mio cognato, c'era mio cugino Pierluigi e poi c'era un mio amico. Ci andiamo a cambiare, ci mettiamo le tute militari. E non esci più da dentro al coso, sì. Mi è rimasto incastrato Daniele. Sì, io non ci sto dentro una XR. Ma è schifo fa, Giorgio. A me mi hanno dato un bel costumino da coccinella. C'ho l'adrenalina a mille, c'ho. Vai con la coccinella. C'ho già il gruppo dietro scatenato, amici e colleghi. Li uccido tutti oggi. Oggi sarò la coccinella del fuego. Benvenuti ragazzi, questi sono i marcatori che userete oggi. Hanno una bombola d'aria compressa caricata a 200 bar. Avete un manometro qua che vi indica la giusta pressione. Quando la lancetta segnala tra il 2,5 e il 3, il marcatore è carico al massimo. Quando la lancetta arriva a 1 anche sotto, il marcatore è quasi scarico. Veniamo qua e lo carichiamo d'aria. Comunque poi vi aiuterò io in tutta la giornata. Il ragazzo ci comincia a spiegare come si usano queste armi. E lì già l'adrenalina saliva a 1000. 3 regole molto molto importanti. Prima regola, le sicure, quello che vi ho detto all'inizio. Quando siete fuori dai campi, mi raccomando, dovete sempre avere cappuccio e bottoncino rischiacciato, quindi marcatore in totale sicurezza. E praticamente ci ha spiegato queste armi come si usano, che sono delle palline di vernice che si carica dall'alto e poi dopo c'è un compressore che le fa sparare a 2,5 bar, quindi quando arrivano a 200 all'ora. Seconda regola, la distanza da cui colpirsi, almeno 6 metri. Non sparatevi sotto i 6 metri, perché calcolate che le palline escono a circa 230 all'ora, quindi da meno di 6 metri, fidatevi per esperienza personale, non è per niente piacevole, quindi cercate di rimanere sempre in quella distanza, ok? Ragazzi, regole di gioco, si gioca eliminazione diretta, cosa vuol dire? Squadra contro squadra, chi viene colpito e macchiato viene eliminato, basta un colpo, una macchia per essere eliminato appunto, chi viene eliminato alza il marcatore, va verso l'uscita, rimette le sicure, una volta fuori aspetta il termine, poi rientrate tutti insieme.